Il dibattito sul fine vita è riesploso in Italia dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per legalizzare l'eutanasia, per il quale erano state raccolte più di 1 milione di firme. Il referendum sulla legalizzazione dell'eutanasia attiva quindi non si terrà, ma nel frattempo è in discussione in Parlamento una legge per regolare il suicidio assistito, cioè il caso in cui è il paziente a usare direttamente gli strumenti di morte volontaria con il supporto dei medici. Il dibattito sul fine vita però ha una storia lunga e travagliata, che va avanti da quasi 40 anni, tra leggi presentate in Parlamento e mai discusse, casi di disobbedienza civile, sentenze e appelli al Parlamento. Come siamo arrivati fin qui? Riavvolgiamo il nastro e facciamo un passo indietro. La prima proposta di legge per regolare il fine vita risale a 38 anni fa, è il 1984 e Loris Fortuna, ex ministro e uno dei padri della legge sul divorzio, deposita una proposta di legge per regolare l'eutanasia passiva. Il testo di legge, che parla di interruzione delle terapie ai malati terminali, viene depositato ma mai discusso. Non sarà la prima volta, da quel momento infatti si susseguono diversi tentativi di presentare proposte di legge che si perdono nel vuoto perché non calendarizzati dagli uffici di presidenza o anche solo perché dimenticate per scelta politica in qualche cassetto della Camera o del Senato. Tra questi tentativi c'è anche la proposta di legge per legalizzare l'eutanasia, presentata nel 2001 dai radicali, in cui si prevede il diritto per i pazienti con una malattia terminale o gravemente invalidante e irreversibile di poter scegliere come morire dignitosamente e chiedere l'assistenza di un medico. Ma il Parlamento guarda altrove mentre si prepara a esplodere il primo caso mediatico sul fine vita. Il 2001 è l'anno in cui emerge pubblicamente il caso di Pier Giorgio Welby, affetto dall'età di 16 anni da distrofia muscolare, malattia che gli impedisce di parlare e compiere movimenti. Welby è uno scrittore, giornalista, attivista impegnato per il riconoscimento del diritto all'eutanasia, che ha saputo usare l'arma della parola per lanciare importanti messaggi alla politica italiana. Negli anni le condizioni di Welby sono progressivamente peggiorate, decide di aprire un blog attraverso il quale racconta la sua storia e nel 2006 si rivolge direttamente al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per chiedere che gli venga riconosciuto il diritto a sospendere le cure. Sono mesi in cui si accende l'attenzione dell'opinione pubblica, senza arrivare però ad alcun passo avanti dal punto di vista normativo. Nel dicembre 2006 Pier Giorgio Welby riesce finalmente a ottenere l'interruzione della respirazione artificiale, con il supporto della sua famiglia e soprattutto grazie all'intervento di un medico, Mario Riccio, che viene poi accusato di omicidio del consenziente, salvo poi essere prosciolto. Il 2007 è l'anno in cui emerge pubblicamente il caso di Eluana Englaro. Una sentenza della Cassazione concede infatti l'autorizzazione a fermare l'alimentazione forzata di una ragazza che si trova in uno stato vegetativo da 17 anni a causa di un incidente. Eluana Englaro muore però ben 2 anni dopo quella sentenza, dopo mesi di scontri politici e tentativi di bloccare l'attuazione della sentenza. Interviene addirittura nel dibattito l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che si rifiuta di firmare il decreto con cui il governo vuole vietare la sospensione dell'alimentazione assistita. Il decreto bocciato diventa un disegno di legge che inizia un velocissimo iter di conversione in Parlamento. Il testo però non vede mai la luce perché il 7 febbraio del 2009, nel pieno della discussione al Senato, arriva la notizia della morte di Eluana, avvenuta in una struttura sanitaria in Friuli, dopo che la Lombardia si era rifiutata di procedere nelle proprie strutture regionali. Dopo anni di silenzio seguiti al caso di Eluana Englaro, nel 2013 viene depositata una proposta di legge popolare per legalizzare l'eutanasia. Il dibattito vero inizia nel 2016, ma la proposta cade nel vuoto. Nel 2017 arriva un nuovo caso mediatico, quello di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, che dal 2014 è cieco e tetraplegico. DJ Fabo decide di andare in Svizzera, dove riesce a ottenere il suicidio assistito. Ad accompagnarlo in Svizzera è Marco Cappato, che rientrato in Italia si autodenuncia e viene processato per istigazione e aiuto al suicidio. Nel 2018 la Consulta sospende la decisione sul caso e chiede al Parlamento di legiferare entro un anno per colmare il vuoto normativo. Passano mesi in cui vengono presentate ben 6 proposte di legge, ma nessun testo viene mai neanche discusso. Il 24 settembre del 2019 la Corte Costituzionale decide di dichiarare non punibile l'aiuto al suicidio di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile e Marco Cappato viene assolto dall'accusa perché il fatto non sussiste. Il caso di DJ Fabo imprime una forte spinta al Parlamento, che riesce ad approvare la prima vera legge che regola il fine vita, il testamento biologico, con cui si riconosce il diritto di ogni persona a dare indicazione sull'interruzione delle terapie vitali in caso di futura incapacità
di decidere. Ad oggi il fine vita in Italia è regolato in modo complesso e con differenze di trattamento. È infatti possibile, secondo la legge sul testamento biologico del 2017, decidere quali cure accettare o rifiutare. Non è invece consentito l'omicidio del consenziente, cioè l'eutanasia attiva, e l'aiuto al suicidio, cioè il suicidio assistito. Proprio su quest'ultimo tema, in questi giorni, sta andando avanti alla Camera la discussione su un testo unificato. La legge è composta da 8 articoli che danno una definizione di morte volontaria medicalmente assistita e chiariscono chi e come può farne richiesta. Il tema della legge è il suicidio assistito, cioè il caso in cui è il paziente ad usare gli strumenti di morte volontaria medicalmente assistita con il supporto dei medici. In sostanza, una terza persona mette il paziente nelle condizioni di poter agire da solo, ma non compie direttamente l'atto. Attenzione però, come ha sottolineato Marco Cappato, l'aiuto a morire in Italia è già legale grazie alla sentenza della Corte Costituzionale. Quello che si sta facendo in Parlamento è fare in modo che quelle regole stabilite dalla Corte siano effettivamente applicabili per legge.